Direttore Pollice, ben ritrovato. Parte una nuova stagione di Ama Calabria con tanti presupposti interessanti. Sì, è con grande soddisfazione che questa sera faremo l'inaugurazione della stagione teatrale Ama Calabria al Teatro Comunale di Catanzaro con uno spettacolo d'eccezione, Il Calamaro Gigante, con Angela Finocchiaro protagonista. Si tratta di uno dei più bei spettacoli della stagione teatrale, certamente susciterà l'interesse del pubblico catanzarese attento alle proposte di qualità, così come è stato ieri sera al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. La soddisfazione che registriamo è che il pubblico ha risposto in maniera assai significativa alla campagna abbonamenti, abbiamo implementato il numero degli abbonati e registriamo questa sera il tutto esaurito, come anche il tutto esaurito sarà la prossima settimana con lo spettacolo in prima nazionale di Raoul Bova, Il Nuotatore di Auschwitz. Seguiranno poi tutta una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti compagnie di teatro, di danza, di musical di assoluto valore nazionale. Il Nuotatore di Auschwitz, che è stato leggermente spostato come data, sì, è molto attesa peraltro. Sì, è stato spostata la data per esigenze legate al fatto che il protagonista Raoul Bova è protagonista anche della serie televisiva Don Matteo, come ben noto, e quindi per una serie di ragioni legate a questa produzione televisiva è stato costretto, diciamo, a modificare le date. Avevamo due opzioni: o cancellare lo spettacolo oppure, diciamo, spostarlo e avvicinarlo a quello del Calamaro Gigante. Abbiamo ritenuto, rispetto anche alle richieste che ci venivano dal pubblico, che la scelta di non perdere Raoul Bova fosse vincente, e devo dire che lo è stato, perché anche su questo spettacolo registriamo tutto esaurito. Tanti volti noti, amati dal pubblico, ma anche tante sorprese. Sì, assolutamente, direi che la principale delle sorprese è lo spettacolo dei Blue Brothers, che è il circo acrobatico in teatro. Si tratta di una compagnia di livello internazionale presente nei più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo, e l'abbiamo in esclusiva nella nostra stagione Ama Calabria, sia qui a Catanzaro che a Lamezia Terme. Aggiungiamo come novità di quest'anno il 47esimo Musica Ama Calabria, a cui abbiamo dato un sottotitolo, Lo spettacolo tra i due mari. Continuiamo a conurbare i pubblici di Catanzaro e Lamezia nella convinzione che l'area centrale della Calabria è centrale anche nelle attività culturali, e sta dimostrando con un pubblico attento e partecipe e con una programmazione di assoluto rilievo di essere assolutamente centrale appunto nella nostra regione. Peraltro anche un pubblico educato, come lo definisce lei, no? Direttore Pollice, un pubblico che si è intanto tanto affezionato alla Calabria, che propone sempre un cartellone di qualità sia a Catanzaro che a Lamezia. È un pubblico educato. Sì, certamente un pubblico, diciamo, sensibile, attento, partecipe, un pubblico che sa riconoscere la qualità e che chiede qualità indipendentemente dal genere. E credo che questa scelta sia una scelta vincente, perché diciamo, il conforto della presenza del pubblico, che è la soddisfazione naturalmente di noi organizzatori, è la testimonianza appunto che il messaggio che abbiamo voluto rivolgere alle donne e agli uomini di Catanzaro, del suo vasto comprensorio, di Lamezia Terme e insomma di tutta la regione, è stato accolto. Parte con Ama Calabria, che insomma è diventata ormai di casa, no? Bello, qui al Comunale, bello. Ci tieni particolarmente, una stagione di qualità anche questa. Assolutamente sì, ci tengo e ti ringrazio per aver detto che sono di casa, perché questa è la casa del teatro e Ama Calabria si trova benissimo qui. Siamo strafelici di questo sold out, tutto pieno per Angela Finocchiaro, tutto pieno per Raoul Bova, speriamo che sia tutto pieno tutti gli spettacoli, perché è una stagione straordinaria, bellissima, fatta di tanti sforzi, di tanti sacrifici, ma fatta di tanta qualità, che è una cosa che andiamo cercando e il pubblico catanzarese ci sta rendendo merito, a noi e ad Ama Calabria chiaramente. Lo diceva anche il direttore Pollice, Francesco, insomma un pubblico che si è affinato, anche educato, no? Nel corso degli anni, quando siete partiti qualche anno fa, insomma si era in pochi, invece ora si è in tanti e insomma anche si è raggiunto quel livello di qualità. Ama Calabria è partita già qualche anno fa con una grandissima qualità rispetto ai nostri spettacoli, è la stagione più bella che abbiamo, che possiamo accogliere fondamentalmente. Però hai ragione tu, quando siamo partiti ci dicevano siete pazzi, il centro storico ormai è morto.
E noi da buoni pazzi abbiamo continuato, stiamo continuando, ormai è l'ottavo anno che siamo qui, quindi tanto tanto tempo, e siamo certi che il pubblico stia crescendo e stia, come hai detto tu, si stia affinando, nel senso che ogni stagione ha il suo pubblico, c'è la stagione dei bambini, c'è il cinema, c'è la stagione di Ama Calabria, c'è chiaramente il Teatro Incanto che è davvero di casa qui. Quindi piano piano stiamo affinando il pubblico e ogni tanto riusciamo anche a fare qualche colpo speciale, come è stato con un Halloween, che è stata un'esperienza nuovissima. 8 anni in cui il pubblico di Catanzaro, che non è un pubblico facile, sta rendendo merito a tutte queste persone che credono in questo sogno. Dottore Cimino, lei è uno dei più aficionados, se possiamo definirla così, di Ama Calabria. Non perde occasione per lodare il lavoro del direttore Pollice, che definisce, oltre prima ancora che un direttore, un ottimo artista. Anche quest'anno si preannuncia un'ottima stagione, molto qualitativa, quella proposta da Ama Calabria. Si parte questa sera a Catanzaro, si è iniziati già ieri alla Mezzia Terme con lo stesso spettacolo, e si preannuncia una stagione interessante. Perché lo merita Ama Calabria. Lo merita Francesco Pollice, il direttore di Ama Calabria, il grande artista che è, con la grande sensibilità artistica, ha realizzato delle programmazioni sempre straordinarie. Inizialmente, io sono stato forse il primissimo qui abbonato, inizialmente si stentava un po', la città era un po' pigra, e c'era anche il Covid in mezzo. Sì, il Covid è stata una delle scuse, ma anche prima, poi anche subito dopo. E scontava anche la difficoltà del Politeama, che via via cresceva, decresceva di qualità e di, come dire, di organizzazione. Insomma, la città cominciava ad avere quasi diffidenza verso il teatro. Poi c'è stata questa occasionale amicizia fra due grandi artisti, fra due grandi operatori della cultura, fra due grandi amanti del teatro, che sono Francesco Passafaro e Francesco Pollice. Io sono qui per la gioia di riconoscere questo valore. Il cartellone è veramente di alto livello, spettacoli straordinari. E già stasera c'è un'attrice tra le più belle, più brave che vi sia in Italia, che forse meriterebbe un successo maggiore. E questo spettacolo è dato tra i più interessanti anche per le tante, per le tante capacità di riflessione intorno alle tematiche che proporrà. C'è il Pienone questa sera, quindi, e poi darà Olbova agli altri. Dunque, stagione di Ama Calabria che si preannuncia di qualità, un po' sulla falsariga delle scorse. Secondo me quest'anno il livello è ancora più alto, cioè sicuramente Ama Calabria riesce sempre a coniugare la tradizione con l'innovazione e con un crescente interesse per il pubblico, però io credo che quest'anno ci siano degli spettacoli che hanno fatto fare il salto di qualità alla stagione. Mi fa anche molto piacere vedere che hanno anche messo nel cartellone degli spettacoli di teatro calabrese, però di grande qualità, come per esempio Simone, si chiama Spine, e quello di Managiuma, e quindi niente, godiamoci gli spettacoli. Grazie. Qual è lo spettacolo che magari attendete con più, insomma, voglia, insomma, di vederlo? Io sinceramente attendevo questo con particolare attenzione, a parte poi anche tutta, diciamo, la rassegna che è prevista per musicale, insomma, per la stagione, e in particolare aspetto il coro gospel nel periodo natalizio, che atterrà comunque, diciamo, un pubblico diverso. La musica unisce sempre tutti, ma in realtà ci sono anche in questo caso, nel corso della, diciamo, della stagione teatrale, degli spettacoli di prosa particolarmente diciamo rilevanti, che aspettiamo tutti, tipo La morte della pizia, che è uno spettacolo che noi attendiamo, così come tanti altri. Insomma, il cartellone è lungo, per cui insomma ci aspetta un lungo percorso, e credo che quest'anno sarà popolato, ci sarà tanto pubblico, anche tanto pubblico esterno, perché effettivamente è un cartellone che riesce ad attirare diverse generazioni, diversi tipi di utenza, e questo fa la differenza. Di Ama Calabria sono contentissimo, sono,
Sono contento soprattutto perché il maestro Pollice porta compagnie, certe volte sono andato anche alla Lamezia. Lo merita. A vedere spettacoli. Stagione di qualità, anche questa. Stagione di qualità, naturalmente, anche quella di quest'anno. Benissimo. Speriamo bene. Certamente per vedere se è una cosa di qualità bisogna vederla. Se no... Ma già stasera promette bene, dato che la Finocchiaro è sicuramente un artista di livello. Benissimo, grazie. Stagione teatrale di grande qualità. Si parte stasera con Angela Finocchiaro. Sì, questa sera sicuramente ci sarà uno spettacolo imperdibile con Angela Finocchiaro, conosciutissima sia sotto l'aspetto, diciamo, di attrice del mondo della televisione, ma anche diciamo, il teatro indubbiamente sarà da non perdere. Cosa si aspetta da questa stagione di Ama Calabria che, come dicevamo, sembra di grande qualità, un po' sulla falsariga degli anni scorsi? Sicuramente sarà una bellissima stagione, anche perché dal cartellone che hanno pubblicato si possono vedere attori di rilievo, come ad esempio Raul Bova, quindi attenderemo con piacere il nuovo spettacolo. Abbiamo avuto lo spostamento dello spettacolo di Bova, quindi la prossima settimana ci ritroveremo qui con questa prima nazionale. Avremo un Raul Bova totalmente diverso da quello che è stato nel passato. E questa programmazione si articolerà per mesi su linee culturali e di spettacolo che hanno un denominatore costante. Posso fare qualcosa per lei? Non esiti a chiedere! Io sto chiedendo! Mi aiuti! Avec plaisir, madame! Perché vede, qua è scritto luogo e data del sinistro, dobbiamo compilare. Sei a posto 1809. 1800? Ma perché siamo nel 1800? Io ho fatto tanti spettacoli da sola e, come dire, anche basta. Poi magari chissà, mai dire mai. Però mi piace lavorare con altri, avere uno spettacolo e poi appunto anche lavorare con attori giovani, insomma ci tengo proprio a essere insieme a tanti altri, mi piace veramente. Il libro è ricchissimo di personaggi, ce ne sono a iosa, non li abbiamo potuti mettere tutti in scena, abbiamo scelto un personaggio in particolare che è questo Pierre Denis de Montfort, realmente esistito, che interpreto io e che è esistito veramente, e Angela, che è un po' come nel libro il personaggio che si rifà l'autobiografia un po' di Fabio Genovese, l'autore del libro, quindi diventa, e quindi questi due mondi in un tempo un po' onirico, surreale, si mischiano, e il fatto che ci siano tanti altri attori sulla scena, loro rappresentano, diciamo così, il grande contenitore che è il mare, sono come delle emanazioni del mare, che è un po' il tema, il centro, il nucleo di questo spettacolo, ed è soprattutto del romanzo di Fabio Genovesi. Per cui sì, per andare incontro, molti ci hanno chiesto: ma come cavolo avete fatto a mettere in scena questo testo, questo libro, soprattutto appassionati cultori di Fabio Genovesi? Non lo so. E noi non lo sappiamo, però. Dobbiamo avere il coraggio di abbandonare tutto quello che conosciamo, che ci tranquillizza. No, la mia scrivania, con tutto quello messo in ordine, tutto questo. Praticamente passiamo da vascelli del 1700 a ghiacci di Polo Nord, a chiesa di San Tommaso, a conventi spersi nel nulla, per cui la scenografia cambia da una scena all'altra, cambia a vista e quindi diventa per noi visionario, nel senso che sono veramente molti mondi che si vedono in questo spettacolo. Il linguaggio della parola, dell'azione, ci sono in scena danzatrici, acrobate, che fanno i loro esercizi, i loro numeri, poi ci sono proiezioni, quindi insomma i linguaggi, canzoni, i linguaggi insomma si mischiano, sono vari e variegati e compongono il nucleo dell'opera, insomma. La creatura dinanzi a noi non è certo un drago, ma si tratta semplicemente un mostro marino!
visto che la storia è su, intorno ruota fra una donna un po' mediocre e un uomo invece che ha bruciato di passione per tutta la vita, raccontiamo in qualche modo che è bello avere un obiettivo, un ideale, un desiderio, una passione, e quindi sì, in questo senso è positivo. Si dice in ogni spettacolo, no? Poi il messaggio è sempre quello positivo, però in questo caso. Però ieri abbiamo incontrato un signore che diceva, dunque in treno ci ha detto che ha letto dello spettacolo, sì, credere nei propri sogni ma non a tutti i costi. C'è un momento in cui bisogna decidere che è il momento di fermarsi. E beh, questo è anche uno dei temi che affrontiamo nello spettacolo, con il mai dire ormai, però forse qualche volta, come dice Angela, nello spettacolo bisogna dire ormai. Anche se questo spettacolo vuole raccontare che bisogna credere nell'impossibile. E solo se tu credi nell'impossibile forse puoi renderlo possibile e realizzare almeno nel percorso per raggiungerlo, come seguendo un'utopia, puoi arrivare a manifestare la tua creatività, a essere te stesso e a realizzare nel piccolo qualche cosa.